La Cattedrale della Vergine Maria. Durante l'epoca del Papa Shenouda III, il 117° patriarca della Chiesa copta ortodossa, e durante il pontificato di Sua Eccellenza Padre Matteus, vescovo e responsabile del monastero, è stata ultimata la costruzione di un'enorme cattedrale dedicata alla Santa Vergine Maria. Essa è in stile copto. Sotto l'altare principale della cattedrale esiste una piccola chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano. La cattedrale è sormontata da una cupola circondata da diverse semicupole e da piccole cupole che costituiscono il soffitto a forma di croce. Davanti alla cattedrale si trova un chiostro costituito da un cortile circondato su tre lati da portici, il cui soffitto è formato da cupole in mattoni rossi. La cattedrale è dotata di due campanili alti quasi 30 metri, che richiamano lo stile architettonico dei vecchi campanili del monastero. In cima ai campanili ci sono delle croci alte 3,75 m, proporzionate alle dimensioni della cattedrale, che è larga 35 metri e mezzo e lunga 62,25 m, compresi i corridoi esterni. Il corridoio ovest, che comprende il chiostro, e i corridoi sud e nord. La cattedrale contiene tre altari: quello centrale dedicato alla Vergine Maria, quello a sud dedicato ai due martiri Tadros el Meshrei e Tadros el Shappi, e quello a nord dedicato a Marimina e Lagaibi, San Mina dei Miracoli.